Bentrovati, buongiorno a tutti. Qualche minuto di ritardo, ma sono certo che nessuno aveva realmente creduto che avremmo iniziato alle 9 di domenica mattina. No, grazie di essere qua così numerosi anche a un appuntamento importante. Io sono Piero Lodi, sono il sindaco di Cento. Devo solo fare un saluto di benvenuto per significare quanto sia importante per l'amministrazione comunale ospitare una giornata di studio e approfondimento di questo valore perché arricchisce la nostra comunità tutta, perché riscoprire pagine di storia poco note a noi centesi sul ruolo della comunità ebraica in terra di Cento è sicuramente importante. Lasciatemi inoltre dire che ci fa molto piacere, di questo ringrazio l'assessore, a cui cederò il microfono tra un secondo, che abbiamo inserito anche Cento all'interno della grande manifestazione dedicata al libro ebraico di Ferrara, che è un punto di riferimento culturale di livello nazionale, non solo. La nostra è una città che ha una profonda storia anche legata all'ebraismo e quindi ci fa veramente piacere poter entrare in questo ricco e dotto calendario di eventi ed appuntamenti. Quindi io mi siedo qua e ascolto con interesse le cose che i relatori di oggi ci diranno. Per non essere maleducato, ringrazio il professor Sacerdoti, presidente della comunità, e il rabbino che non ha certamente bisogno che io lo presenti, lo introduca. Parola all'assessore. Buongiorno a tutti. Anch'io ringrazio i presenti per la numerosa partecipazione e ringrazio il Rabbino Caro, il Professor Sacerdoti per essere qui presenti e i relatori. Devo dire che sono molto orgogliosa di questa giornata perché per Cento è davvero importante riuscire a valorizzare quei personaggi che sono personaggi illustri per Cento. E perché hanno vissuto qua o perché comunque hanno toccato la storia di Cento. E questo si inserisce all'interno di un programma di questa amministrazione di dare risalto a tutti coloro, come dicevo, che con Cento hanno avuto una relazione e sono importanti nella storia. Questo anche per riscoprire dei momenti della storia di Cento che devono essere studiati e valorizzati. Tutto questo con un taglio sicuramente scientifico, ma anche divulgativo, in modo che tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza e sia consapevole della propria storia e maturi ancora di più la coscienza storica di questo paese. Grazie a tutti, io passo la parola al professor Sacerdoti. È un piacere venire a Cento perché l'accoglienza in questa città è sempre ottima, come anche oggi da parte del sindaco Lodi e dell'assessore Tassinari. E naturalmente da Tiziana Galuppi, che quando c'è problemi che riguardano ebrei e Cento è sempre presente, è sempre attiva. Qui non c'è più in questa città una comunità ebraica. C'è ancora il cimitero, in via degli Israeliti, e c'è il ghetto che è ancora ben visibile, cosa abbastanza originale perché non in tutte le città è ancora visibile il ghetto. Resta quindi. Ma gli oggetti che noi abbiamo nella comunità di Ferrara ci ricordano sempre Cento. Abbiamo Rimonim e il corone, cioè gli oggetti che noi mettiamo sul Sefer Torah che vengono da Cento e che ci ricordano i nomi dei donatori, per esempio Zelman, Carpi, Modona. Inoltre c'è una lapide nelle scale della sinagoga che ricorda Lazzaro Levi, che era anche lui qui di Ferrara e che donò ancora nel 1917, se non sbaglio, un terreno sul quale è stata costruita una colonia estiva per i ragazzi ebrei essenzialmente. Nella zona di Rosignano Marittimo, quindi in Toscana.
Del resto, d'altra parte, c'è anche una RON che viene da Cento, cioè uno di quegli armadi in cui si ripongono la Sefer Torah, che si trova in Israele. E quindi è ben conosciuto il nome di Cento, della città di Cento, un po' in tutto quanto l'ambiente ebraico. E del resto questo convegno di oggi ce lo ricorda. Grazie.